Controlli nel weekend da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Paolo Cristinziano, sulle arterie principali del Vallo di Diano, soprattutto nella zona sud del territorio. I carabinieri delle varie stazioni, dislocate sull'ampio territorio di competenza della compagnia, hanno controllato il rispetto delle norme stabilite per contenere la diffusione del coronavirus e che le persone in viaggio rispettassero quanto previsto dalla normativa. Sono state infatti elevate diverse sanzioni e controllate numerose auto. Nella settimana appena trascorsa, inoltre, sono continuati sul territorio provinciale le attività di controllo e prevenzione. La collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza ha consentito, anche grazie al contributo della Polizia Locale, di quella provinciale e dell'Esercito, di dare attuazione all'ordinanza disposta dal Questore della provincia di Salerno, d'intesa con i comandi provinciali dell'Arma e della Guardia di Finanza. Al termine dei mirati servizi posti in essere soprattutto nei luoghi dove sono maggiori rischi di assembramenti e finalizzati al rispetto delle prescrizioni stabilite dai protocolli nazionali e dalle ordinanze regionali, sono state controllate circa 6.500 persone. 68 sono le persone sanzionate per mancato utilizzo della mascherina. Gli esercizi pubblici controllati sono circa 1.800. 25 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-Covid e due esercizi sono stati chiusi. Dunque, spiega una nota della Questura di Salerno, il passaggio da zona arancione a zona gialla, con il contingente allentamento delle misure restrittive imposte per gli esercizi commerciali e la contestuale apertura di alcuni livelli di istituzioni scolastiche, è stato accolto in maniera responsabile e positiva dalla cittadinanza, per cui si è avuto modo di registrare una lieve, seppur rilevante, diminuzione degli episodi di inosservanza delle norme poste a tutela della salute pubblica.